come, diciamo, una, come possiamo dire, se ti vesti come se fossi un Marines che va in battaglia con la mimetica, non è possibile. I maglioni possono andare bene, dipende quello che fai, certo, dipende tutto quello che fai. Se uno va in ufficio può mettersi i maglioni, può mettere quello che vuole, no? Quando fate le interviste, voi vi mettete sempre come delle sciampiste, come delle poveracce, ma va bene, per questo è un canale poi di sciampiste, no? Scherzo. Ma comunque dovete comunque vestirvi come vi sentite, come vi sentite. È un punto fondamentale questo, come la nostra Nespola che mette il maglione della nonna. Quindi è molto importante il vostro dialogo interno. Quindi non abbiate un dialogo interno negativo. La buona notizia è che noi possiamo essere felici dentro noi stessi. La felicità è una scelta ed è il primo passo per diventare intrigante. Una persona felice è naturalmente intrigante. Una persona felice è una persona che naturalmente seduce. Una persona felice è una persona che naturalmente deve conquistare. Quindi questo è un punto molto importante, un punto fondamentale. Ma dovete anche godere delle piccole cose. Per essere felici bisogna imparare a godere delle piccole cose. Certo, uno è come si deve sentire a suo agio, ma noi dobbiamo sentirci a nostro agio in modo positivo. Perché faccio un esempio. Se prendete una persona triste, che siccome è triste si veste di nero, si mette tutta ingobbita, qualche cosa larga, cammina, una donna. È ovvio che diciamo che si intristerà ancora di più, perché nessuno, ad esempio, la noterà. Se invece sei magari un po' sul depresso, un po' sul triste, ma ti metti bella profumata, vaporosa, profumata, taccata, elegante e cammini per strada a testa alta, le persone ti guardano e cambia la cosa, anche se fai uno sforzo iniziale, ma è una comunicazione che dà il tuo cervello, perché il nostro body language comunica col nostro cervello fondamentalmente, no? Salutiamo anche Trastulla, quindi questo è un punto fondamentale. E poi iniziate a godervi le piccole cose nel qui ed ora, non so, che può essere una doccia calda che fate, il cielo azzurro, ma anche la pioggia. Ma anche, che ne so, il caffè, il profumo del caffè, il sole, qualunque cosa, diciamo, può essere fonte di felicità e dovete imparare a viverla questa felicità. Anche una bella conversazione con una persona che vi può piacere, ma anche, che ne so, gli amici, interagire con le persone e tutto questo, sono le piccole cose che fanno la differenza. Salutiamo Miriam. Anche una live, esatto, anche una live può fare la differenza. Quindi cercate, diciamo, di rimanere per la maggior parte, perlomeno del vostro tempo, cercate di rimanere la maggior parte del vostro tempo in modalità positiva. Osservate che ci sono tante cose belle che vi accadono. Non ve ne rendete conto semplicemente perché non le osservate. Quindi nel momento in cui voi vi concentrate veramente sul momento presente, non esiste più tutto il resto sparisce, tutto il resto va nell'ombra. E allora voi potrete sicuramente essere felici, questo sì, ma anche per dire, andate a fare una gita a Venezia, incontrate Betty Cottage a Campo Manin, vi fate fare un bel ritratto da Betty Cottage, è già una fonte di felicità, perché guardate il ritratto e dite che gnocca che sono, anziché guardarvi allo specchio poi, guardate il ritratto che vi ha fatto Betty Cottage, rimarrete sempre giovani, rimarrete sempre belle, sempre al top, no? Smettete di guardare sto cazzo di specchio che vi rende quello che siete, vi fa vedere vecchie, brutte, schifose. Guardate solo il ritratto di Betty Cottage e vi sentirete sempre belle. Quindi sono le piccole cose che vi fanno sentire belle. E questo è un punto molto importante, no?